Non so se ci sono oggetti letali che danno attack speed, perché il problema sarà che ci mancherà l'attack speed, appunto. Mi sa che devo mettere il Conqueror. Tu diresti Dark Harvest, però sarebbe... sarebbe più assassino a quel punto, ma non ha molti scaling. Ah, voi direste di fare questo. Ma potrebbe anche non essere una cattiva idea, effettivamente. Gli attacchi base e le abilità che infliggono danni infliggono danni puri bonus dopo aver usato uno scatto. Questo ci può stare, dopo aver usato la terza Q, facciamo più danno. E poi direi che mettiamo questo, così abbiamo più spesso la ultimate. Una per tagliare, una per Merda, ma hanno Teemo, sigillare. lui lo sapete che è brutto. Ma vediamo la skin in game. Ah, questa è la versione prestigio di questo. Questo mi sembra adatto al pick che stiamo facendo. Un po' un clown. Questo totalmente no. Fare questo, dai. Questo potrebbe essere buono perché mi fa danno nel tempo. E almeno ci continuiamo a proccare questo. Ma sì, dai, facciamo così. Poi direi che è obbligatorio startare con le scarpette, perché altrimenti la nostra cuccia troppo cooldown. E dopo dobbiamo fare letality. Quindi, cos'è che dà letality critico? Solo il collector? Sì. Quindi potrebbe essere che il collector come primo item potrebbe non essere male. Vediamo un po' come se la cava questo tizio. Sono molto curioso dell'interazione con la runa. Si chiama Zange. Comprami sto cazzo, sì, comprami sto cazzo. Non ho più voglia di diventare pazzo. Comprami sto cazzo, sì, comprami sto cazzo. Shorak trattino basso TV si fa curare la bronzite da 4 mesi. Yeah. Grandissimo, grande Shorak, bentornato. La stiamo buildando Letality. È giusta, no? La build in meta. Vorrei gruppare come la Pora Spanti. Vorrei giocare come la Pora Spanti. Fermare il jungle mess against. Riempire la paintball e fare quel che fa la Pora Spanti. Joint si fa curare la bronchite da 2 mesi. Che il primo game copierà subito tutto. Ma questo è un troll pick. Non farlo nelle tue ranked. Ciao Joint, grazie mille dei 2 mesi. Buonasera Greywolf. Grazie Joint. Bentornati ragazzi, grazie mille delle sub. Un po' di sano supporto ogni tanto ci vuole. Madonna, è stato fortissimo questa cosa, eh. Wow. Non pensavo che mi facesse questa cosa qui. Devo giocare molto più tranquillo allora. Va bene, non fa niente. Sono stato troppo greedy. Torniamo. A sentire gli alerti mi viene voglia di subarmi, perché ogni volta, cioè, sono alerte da nuovi, diversi e carini. Da Biagio Antonacci alla Pora Spanti un attimo, esatto, Greywolf. Voglio sentire la song completa, poi te la faccio sentire. Allora, top purtroppo ha gankato. Io ho trollato in mid troppo. Mi sono suicidato sotto torre. S4 Lucifera più punti canale di tutti ed è diventato il re della Ha chat. avuto le mani questo brand. Ah, ma abbiamo dei buoni carry in ogni caso. Proviamo ad andare a incontrare Viego. Forse mi fa il culo, dai, non penso. Io ci sono. Niente. Ah, questo è già partito con questo oggetto di schifosissimo. Purtroppo per me. Forse è meglio se vado in base a questo punto. Cioè,
Ciao orologio pendolo, benvenuto, buonasera. Ho già giocato Wukong con la tua build, ho fatto da bronzo 4 a silver 2. Quasi. Minchia, com'è possibile che in un giorno tu abbia fatto tutto questo? Ma hai giocato 50 partite. Cioè, non è poco. Le ho le vinte tutte. Comunque, se vuoi un consiglio, oggi è uscita su YouTube la video di, il video di Senna con la build che faccio io. Se vi piace, se vi piace Senna, provatelo. Oggi un ragazzo, mi sembra che Raikater, che mi ha detto che l'ha giocata e si era divertito molto. Bellissima quella di Senna, sì. Porca troia. Manca il mid. Vado lì con loro. Stavo leggendo la chat e mi stavo distraendo dal fatto che il mid andava via. No, peccato. Non ho preso nemmeno l'assist. Ma sono arrivato in tempo. Fai delle build full OP, è anche molto divertente. Infatti le utilizzo spesso, ti ringrazio. I demoni assumono diverse forme. Io li caccio tutte. Ok. Comunque devi considerare che tutti i video che escono su YouTube praticamente sono solo pick che vengono chiesti. Quindi non sono nemmeno robe che... Cioè, più delle volte sono cose che non scelgo io di fare. Però comunque sul mio sito web trovi anche tutte le altre build. Purtroppo è difficile da affrontare sto tizio, veramente. Cazzo, peccato. E invece lo uccido. Meno male, guarda quanto godo. Oh, ho fatto una fantastica ultimate qua, eh. Perché lui non se l'aspettava, l'ho fatta proprio dal nulla. Questa è stata veramente nice. Beck. L'ho giocata molto bene. Guardate lì l'ultimate nel replay. O meglio nel replay. Pick. Inaspettata, perché di solito uno non si aspetta che le fa così io. Infatti ho detto vai, me la gioco di sorpresa. Andiamo subito con la lethality. Andiamo subito con le lethality. Poi vediamo. Quando completeremo questo oggetto avremo un 50% di crit. Che male non fa. Gli skilling come sono? 105%, 65%, 40%. La Q ce l'abbiamo ogni 2,45 secondi. Purtroppo non è abbastanza, ma va bene lo stesso. Perfetto, perfetto, ottimo. Questa è stata veramente buona. Un easy kill. Ah, non procca Lil of Blade, vero? Sì, faccio le Q. No, non lo procca, quindi non me lo spreca. Mettiamo un po' di danno, anche se lui si va a curare. Come per esempio gli item con rubavita contro chi vanno usati. In realtà dipende da tanti fattori. Cioè, non è che se hai gli item da rubavita vanno usati... Cioè, gli item vanno usati contro determinati champion.
dipende anche da chi sei tu. Ad esempio, se sei un mago non vai a buildare rubavita, ok? O se sei un campione a cui non serve, tipo che ne so, un mundo, non gli serve rubavita, perché già ha tanta vita e si recupera di base. Magari nemmeno un Graves serve, ok? Però ecco, Graves per esempio è un campione su cui il rubavita può essere molto forte. Però potrebbe anche dare bene una build letale, dipende dalle situazioni. Se sei contro un team più tankoso, scegli rubavita, perché lì sai che i fight durano molto. Se sei contro un team invece più squishy, scegli di andare di letality. Allora, il mio obiettivo era fargli molto danno, e quello sto ci sono riuscito. Lui ha pure ultato. Ma quante volte mi arriva la cometa in testa? Mamma mia. È veramente forte questa cometina, eh. È andato back, vabbè. Forse al teleport. Se al teleport becco immediatamente anch'io. Se non ce l'ha potrei rischiare una plate. E me ne vado. Buono. La botte è fortissima. Queste cose devo capire bene, altrimenti da Iron non esco. È tutta esperienza alla fine. Sì, gli oggetti, imparare le cose base del gioco. Non sono cose immediate, ecco. Sto pensando come potrebbe essere un video a riguardo che spiega queste cose, ma non basterebbe un video. Ci vorrebbero più video su diversi argomenti. Quindi sì. Anche perché è un gioco molto situazionale, League of Legends. Anzi, non difficilmente si giocheranno due partite uguali. Visto che tutti i campioni possono essere mischiati in tanti modi diversi, quindi ci sono tante variabili. E in più, anche solo se una persona diversa usa lo stesso campione anche di un'altra persona, cambia tutto. Magari la giochi in un modo diverso, uno stile diverso. Non dico più bravo o più debole. Dico proprio che magari sono bravi allo stesso modo, però lo giochi in un modo diverso. Per esempio come Singed prima, a me lo vedete sempre giocare tipo full AP, contadino version. Però ovviamente questo non significa che non funzioni anche con una build full tank come abbiamo fatto prima, cioè full tank, full HP. Bravissima Graves. Ho missato, peccato. Bene. Perfetto. Se non lo avessi missato non avrei sprecato il flash dopo per ucciderlo. Però va bene, dai. È comunque stata una buona azione. Ma lì stanno ancora combattendo, ma sono dei pazzi. Come mai Mordekaiser non lo uccide, scusa? Cosa aspetta? Ah, ecco. C'è Kaiser che vuole rompermi i coglioni e me ne vado. Sono meglio, non so, me la cavo parecchio, però non c'è equilibrio nei game. Dici? Ma questa Kaiser, se rimane qui, io sono costretto a difendere. Levati dal caso. Aurelion Sol in low elo non è molto forte, secondo me. Ciao Maet, grazie del follow, ben arrivato. Io non te lo consiglio sinceramente per salire. Potremmo prenderci questo come letality, che facciamo anche lit in più. O questo che slowiamo.
Così faccio. No, però questo non mi piace. Forse è troppo wave clear, dopo non riusciamo a caricare bene la Q. Vabbè, in realtà va bene, dai, sì, facciamolo. Oh, potremmo fare questo, ragazzi. L'Axiom Arc. È vero. Cioè, quando mai avremo l'occasione di buildarlo su un champion come Ione? Ultiamo ogni 2 secondi. No, dico che Aurelion Sol non è buono in low elo per il semplice fatto che è un campione che è debolissimo all'inizio ed è forte verso la fine della partita. Però il fatto è che in un elo basso, alla fine della partita, non ci arrivi sempre. Perché a volte... Porca troia, ma questi due facevano cagare, cosa è successo? 0-3 e 1-3. Ci hanno aperti, noi eravamo 3-1-3-1. Vabbè. Li ho sottovalutati. Lo so che ci arrivi, Noetz, però comunque saresti molto più efficace con un campione che riesce a fare più facilmente un 1v9 di Aurelion Sol. Aurelion Sol, se viene preso, anche il late viene distrutto, ok? Sei molto squishy, hai poca mobility rispetto ad altri campioni, ok? Perché sì, c'è la V che puoi volare, ma non è quello la mobility che interessa a te. Un campione che stompa molto di più in early game può fare molto di più. Perché quando, ad esempio, ti trovi in low elo, la gente magari inizia a perdere, scrivono tutti, ah, FF15, FF15. Ecco, a questo gioco un fattore decisivo sulla mentalità e sul mental, quindi, dei tuoi avversari. Se tipo, che cazzo ne so, prendi Lee Sin e sei 5-0 al minuto 15, è più probabile che i nemici surrenderanno piuttosto che se sei 0-0 con Aurelion Sol, ma hai il farm perfetto, capito? A te magari capita di giocare delle partite con Aurelion Sol dove non fiddi, però c'è qualcuno che ha affidato tantissimo la tua squadra e non fai più niente a quel punto. No, hanno fatto loro il coso, peccato. Col sanguinamento di Darius, maledetti. Meno male che non mi ha inseguito, mi faceva, eh. Io non avevo più nulla, ero anche blindato. Allora, io mi sa che farò... Sì, facciamo l'Axiom Arc, vediamo. Capito cosa intendo, Noizen? Se ti sei mai trovato in una situazione del genere, allora capisci che cosa intendo. Ehi! 5 gold! Giusto per curiosità, danno che mi profilo, dopo vorrei una tua opinione. Va bene, dopo ci guardiamo. 5 euro. No, scherza. Comunque, vabbè, ci guardiamo. Però devi ricordarmelo, perché io di solito faccio robe. Ah, ma cosa mi ha colpito? Ah, un fungo. È vero che hanno quel bastardo criminale di Teemo. Mannaggia sto criminale. Guardalo, guarda, mette il claymore. Sto morendo male. Ora finalmente smetterò. E quei 5 euro. Cioè, alla fine le sono arrivati davvero. Grazie mille, Noetz. Sei un pazzo. Va bene, ti ringrazio molto. Cioè, uno fa la battuta, ma uno. Ah, vabbè, ecco qua. Incredibile. L'ho one shottato con la R. Ok, sì, stava al 30% di vita, però ho premuto solo R e morto. Secondo me non se l'aspettava di morire con la R. Però questo è Ione Lethality dopo tutto. Che strana interazione. Mai visto uno Ione uccidere così. R. Buonasera capo, non mi ricordo, lei con chi sarà in squadra nella BCS? Nessuno sa in squadra con chi è, non si può sapere, perché domani viene fatta la draft in cui vengono scelte le persone per la BCS. Però posso dirti sicuramente che quest'anno mi hanno fillato jungle, come le scorse BCS.
Quindi sarò nel ruolo non main. E o mi va bene così o non partecipo. Praticamente mi hanno detto questo. Quindi pensa che simpatici, che carini alla BCS che sono. Quanto ci tengono ai loro streamer. Hanno fatto una BCS più grande del solito, dove hanno chiamato 10 capitani, quindi 50 streamer. Di solito sono 40, quindi 10 in più del solito. E non posso scegliere il mio ruolo, perché c'è già troppa gente mid o ADC, che sono i miei due ruoli main, ok? Quindi devo giocare jungle. E io vi dico, le mie esperienze come jungler alla BCS sono pessime. Primo perché non sono jungle main, ma sono mid main. E infatti non sono mai arrivato nemmeno in finale quando ho giocato jungle 3 volte. Quando ho giocato mid una sola volta sono arrivato in finale. Sono stato talmente bravo che la BCS dopo non mi hanno chiamato. E adesso mi hanno richiamato per fare invece la BCS da jungler di nuovo. Che carini. Un bel trattamento, insomma. Si vede che ci sono un po' di preferenze. Quale lobby di amicizie funzionano così. Vabbè, ma siamo in Italia, ragazzi. Dopo tutto, questo è altro. Oh, andiamo ad evitare questo. Ma che cazzo ci faceva Darius lì? Ciao, Eco, buonasera. Quindi vabbè, io non pretendo nulla da questa BCS e spero che non lo facciano nemmeno, nemmeno la mia squadra. Io non mi impegnerò e darò il massimo. Senza impegnarmi però, cioè nel senso che quando sarò lì in partita, certo, ok, darò il massimo per la squadra, per il capitano e per loro che mi hanno scelto. Però non pretendo nulla, non penso che sarà un'esperienza che mi arricchirà in particolar modo. La tua torre è stata distrutta. Si spamma Evelyn, sì. Un nemico è stato ucciso. Domani vedremo, ragazzi. Domani pomeriggio, sul canale di Paolo Cannone, ci sarà appunto la draft, dove tutti i 10 capitani sceglieranno la squadra. Facciamo scommesse su quanto ultimo mi prenderanno. No, peccato che l'ha flashato. Volevo shottarlo di R. Mannaggia sto Teemo. Magari che ha più giungla 200-0. Eh sì, chi lo sa. Non so nemmeno cosa giocare in giungla in realtà. In mid l'avrei saputo, ma in jungle no. Oddio. Ma perché? Siamo in 2v1. Perché renderlo solo un 1v1? Va bene che sei più forte perché sei morde, però. E sta bene che te l'ho fottuta, guarda. No! Troppi danni. La torre non mi ha nemmeno danneggiato, pensate. Stava arrivando pure l'elite di torre. Però vabbè, noi ultiamo in continuazione qua, grazie all'Axiomark. La tua squadra Oltre a Evelyn anche V e Shyvana pure, certo ragazzi, assolutamente, però non sono cose che ho voglia di giocare. Non avevo particolarmente voglia di quei pick, però ci sta, dopo tutto non posso farci niente. Questa build c'è sul sito? Forse sì, però questa build non è una build consigliata per Yone, questa è una troll build che non funziona per niente. Cioè, ok, sono 8-3, stiamo vincendo, la sto giocando bene, però... Non è la build da fare per salire di Elo con Yone, ragazzi, attenzione. Cosa avresti voluto giocare? Non jungle. Mid. Ah però. Il bro è incazzato. Non pensavo facesse tutto sto danno, altrimenti avrei fatto la E prima e anche ulti. Devo essere onesto, non me l'aspettavo. Sarà che finora ho stompato quel Viego di merda. Infatti è 1-9. Ah,
Ah, ragazzi, ma non lo so, cosa giocherò alla VCS? Non ci sto nemmeno pensando, nel senso, tanto, boh, chi ha voglia di giocare, di allenarsi con qualche pick? Quando non ti mettono nemmeno nel ruolo in cui vuoi essere. Cioè, se mi avessero lasciato la midola DC, mi sarei allenato. Avrei detto, ok, adesso anche nelle mie live normali gioco in quel ruolo e mi alleno per la VCS. Ma adesso chi me lo fa fare, ragazzi? Ma chi me lo fa fare? Mi prendono per il culo e allora li prendo per il culo anch'io. Gioco, faccio le mie live normali, faccio il mio solito content, che è molto meglio che allenarsi. È molto più divertente, più interessante. Ma scusami, com'è possibile? Cosa è successo in quel cespuglio? Io non avevo vision, però lui non lo vedevo proprio. Vabbè, almeno è morto. Non so, forse l'ho mancato. Allora, abbiamo questo oggetto concluso, io lo vado a prendere. Buonanotte, The Conqueror. Io vado a letto, buona live a tutti. Comunque in tutta Italia non ci sono streamer che giocano jungle, viva il cugino. A quanto pare invece ce ne sono, perché ne hanno dovuti trovare 10. Infatti io gliel'ho detto anche a quelli che mi hanno preso per la BCS. Io ho detto, ma scusate, ma non può andare in un ruolo fillato qualcuno che invece ha giocato tutti gli anni sempre nel suo ruolo e almeno quest'anno fate giocare me nel mio e lui o lei, che ne so, in un altro. Capisci? Non ha senso. Sempre io devo essere fillato. Gli altri, boh. Adesso se vedo qualcuno che, no, che è E nel suo ruolo per il quinto anno di fila, cioè per la quinta edizione di fila di VCS, un po' mi indignerò. Infatti mi piacerebbe fare troll pick alla VCS, però ovviamente, cioè, non è. Metti che poi faccio schifo, no? Sarebbe triste per la squadra che mi ha scelto e non sarebbe corretto secondo me nei loro confronti. Quindi, boh, vediamo, ragazzi. Non ho proprio idea di che cosa giocare. Anche perché è impossibile avere un'idea su che cosa giocare. Domani cambia la season. Domani cambiano tutto. Tutti gli item cambiano domani. Perché ovviamente c'è il terzo split. Quindi io col meta di adesso saprei cosa giocare. Ma boh, domani che succederà? Davvero? Eh sì. Davvero? Cosa cambia? Tutto. E non lo so di preciso. Deve uscire la patch domani. Nemico è stato Ecco, l'ha ucciso. detto anche Dirfalel. Comunque, visto la pagina 14.19 che uscirà 25, cambierà praticamente quasi tutto. Esatto. Quindi non solo mi trovo in un ruolo che non è il mio, ma pure con un meta completamente diverso. Io come faccio? Io non so proprio cosa giocherò. Serie di Tutti si trovano con tesoro un meta diverso, ridotto. ovviamente. Non solo io, anche gli altri partecipanti, giustamente. Però almeno loro stanno giocando nel loro ruolo. La cosa più importante è che ti capita una squadra simpatica e non una tossica, questo assolutamente. Cos'è questa storia del BCS? Posso essere informato perché sei arrabbiato? Ciao Alaxa, la BCS è una competizione, diciamo, è un evento, un torneo tra streamer, dove tutti quanti gli streamer italiani vengono chiamati per giocare tra di loro, formare delle squadre così improvvisate tra streamer, con 10 capitani che scelgono tutti quanti e si formano 10 squadre. E ci sarà la finale a Lucca Comics. E quindi niente. A che ora sono le stazioni per la BCS? Penso che saranno domani verso le 2-3 di pomeriggio. Vedremo, ragazzi. Ha ucciso di ulti anche lui! Zac! È arrivata la R del one shot. Che bello. E beh, tra 20 secondi ce l'abbiamo di nuovo, tra l'altro. Cugino, ti seguo da poco, ma il tuo ruolo principale qual è? Ti ho sempre visto giocare bene ovunque. Esatto, questo è il motivo per cui generalmente la gente non lo sa. Però io non ho un ruolo principale, però c'è un ruolo che preferisco. Se devo giocare in un team, preferisco giocare mid. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Qualcosa che non va.
Pro Joker TV si fa curare la bronzite da 19 mesi. E per il cugino Ipip, spara coriandoli lacrime di gioia. Hai ucciso un nemico. Come mi ha ucciso? Ma stavo volando! Ok. Potremmo prenderci la fine della notte, effettivamente. Perché la fine della notte ci dà un po' di HP, che... cosa che mi serve contro un team del genere. Quindi andiamo. Piano piano, piano piano. Sì, domani esce la patch in cui nerfano tutti gli item. Grazie per Joker dei 19 mesi. Grazie, grazie, grazie. Perché non lo fanno giocare mid alla BCS? Hai chiesto e ti hanno detto di no? Esatto, MecoScam. E... mi hanno contattato, tipo tra gli ultimi streamer, proprio, non so, forse anche addirittura l'ultimo, e mi hanno detto, è rimasto un posto in giungla. Va bene? E quindi basta. Io, ma vorrei giocare mid o DC piuttosto, cioè, come secondo ti dico DC, ecco, se non c'è nessun mid. E mi fa, ah, chiedo, ma non penso sarà possibile. Mi ha detto dopo un po', non è possibile, purtroppo nessun altro streamer ha messo secondario jungle. E ho detto, ma a me non avete nemmeno chiesto il ruolo secondario, mi avete detto solo, ti va bene mid jungle? Quindi già ho capito che è un trattamento diverso. E poi, ovviamente, non si può, quindi niente ragazzi, non mi fanno giocare il mio ruolo perché danno la precedenza ad altre persone. I privilegiati che possono scegliere dove giocare. E infatti vorrei dire tipo, magari a qualche capitano, nel senso, se vi rimane un ultimo ADC da prendere piuttosto che prendere un ADC bronzo 4, prendete me, che anche se sono scritto jungler sono più forte di certo in ADC bronzo 4, esempio, capito? Però ovviamente non glielo faranno mai fare, perché prendere una persona jungle, anche se hai già preso un jungler, ovviamente la mandi... dopo rischi che un'altra persona in un altro team sarà fuori posizione. Quindi che ne so, se mi prendono come AD carry, poi una AD carry in un'altra posizione dovrà giocare jungle. E certo, può essere una buona strategia, così nerfi un'altra squadra, perché cugino sa giocarne di più di ruoli, ovviamente. E un'altra persona magari no. Però... però ovviamente, se quella persona ha scelto un ruolo, dopo... non gli potrebbe essere, cioè potrebbe dargli un po' fastidio non doverlo giocare. Quindi piuttosto diamo fastidio solo a cugino, non un'altra persona. Eh sì, ci vuole giustizia e vergogna. L'unica soluzione è accordarsi con qualcuno nel proprio team. Esatto, però non ha senso, perché giustamente se io mi trovo, che ne so, che in squadra c'ho un midlaner master e un AD carry smeraldo, che quindi sono bravi a giocare il loro ruolo, e magari fanno cacare in jungle, non avrebbe senso. Sarebbe un nerf per la squadra se facessimo giocare loro in jungle e magari me in mid, che non sono a livello di un master, capisci? Quindi non c'è soluzione. In sostanza la soluzione sarebbe invitarmi prima, così io che posso scegliere il mio ruolo. E boh, basta, semplicemente. Ad esempio c'è Lady Xanax, che lei è molto brava jungle, è main jungle e non è stata mica invitata. Però scommetto che se fosse stata invitata io avrei potuto giocare un altro ruolo al posto di un'altra persona che magari è stata invitata ed è lì soltanto per i numeri. Perché ovviamente chi è che si dà la priorità? Gli streamer che fanno più spettatori, anche se non giocano a League of Legends. Ad esempio so che c'è uno che si chiama Frene, che non conosco, ma non sapevo nemmeno giocasse a LoL, non l'ho mai visto in live su LoL. Quindi io presumo che la sua capacità su LoL sia quella di un bronzo o un iron. Quindi non ha senso che giochi in un torneo di streamer di LoL dove uno streamer che non ha mai streamato LoL. Che sto fermo tutto il tempo. Però vabbè, lo fa per i numeri e quindi va benissimo. Servono gli spettatori. Ciao King Pyro, grazie mille Paolo, ben arrivato. Ciao Mirabilio, eh sì, finalmente si torna, bentornato. Ma scusate, non voglio attaccare a nessuno però, se ci sono stati questi problemi e vi dovete arrabbiare, perché accettate di giocare a queste condizioni? Io sinceramente per evitare discussioni lascerei perdere tutto, perché rendersi questa esperienza così frustrante? Infatti, Frene gioca LOL, what the fuck, esatto, visto.
È sempre for fun? Assolutamente no, non è for fun. Viene spacciato come torneo for fun per gli spettatori che lo guardano, però gli streamer sono lì che tryhardano perché c'è in gioco la loro reputazione. Comunque sia, sì, per me la BCS finora è stata sempre un'esperienza frustrante. Io spero sempre nella volta in cui magari mi fanno giocare mid, ad esempio. Infatti c'è stato un anno in cui mi hanno fatto giocare mid e mi hanno detto: quest'anno va bene, farai jungler, però dal prossimo ti segniamo come mid laner. E sta frase mi fa un po' sperare di più, capisci? Però comunque mi chiedo perché me lo dite adesso. Nel senso, sono 6 edizioni della BCS che vi dico che voglio giocare mid. Perché mi fate alla sesta, mi dite dalla prossima giocherai mid, ti segniamo come mid, capisci? Non ha senso fare questa cosa. Oh cazzo, ho sbagliato. Di nuovo! Ma che bella azione è stata, ragazzi! La conquista del drago, ci pensa Ione Letality! Ho fatto le ultime due volte! Ha ammazzato tutti! Whoopi Ione, thank you! Ione Letality! Is real! Mamma mia, che azione bella! Mi è piaciuta un botto questa! Mi hanno fatto pure i complimenti! Dopo tutto, cazzo, 2 ulti in 5 secondi! Questa è stata figa! Ionair più Glaive Sarah is a killer. Bene, bene. Che bella. Che bella, che bella. Very VP man, mamma mia, signori. Darius, you so bad. Tutti cattivi.